Grazie professor John Nash e il Buonasera a tutti e due, grazie per essere qui con noi. E avete visto la folla davanti a voi e apparentemente vi stavano attendendo con impazienza. Innanzitutto, siccome è questo è un Festival della Matematica, vorrei chiederle qualcosa riguardo al modo in cui è giunto alla teoria dei giochi dal punto di vista della matematica, avete ambedue una laurea in matematica. Chi è il più anziano dei due? Credo che sia lei, vero? Quindi inizieremo con lei. Io sono il più anziano. Ci sono due ubicazioni comuni, Boston, dove si trova la MIT di Cambridge e poi la zona di Princeton, dove si trovano l'università su studi avanzati di matematica. E tutti e due abbiamo avuto dei collegamenti con queste due zone, nella zona di Princeton. Ramo si trova nello studio peggiore, e dove si trova anche la facoltà di economia. E insieme abbiamo lavorato ai fondamenti della teoria dei giochi e il comportamento. Diciamo, diciamo le applicazioni in economia. Io ero uno studente universitario lì. Ho avuto la possibilità di affrontare un altro argomento e il mio relatore, il professor Tracker, che ha introdotto il dilemma del prigioniero e ha suggerito che io riducessi parte della mia tesi, la riducessi in due parti più brevi. E poi una di queste parti è diventata in realtà proprio la tesi stessa. Quindi lei aveva già cominciato, è partito con la teoria dei giochi, mentre per lei non è così, lei ha avuto una carriera un po' diversa, lei è giunto alla teoria dei giochi un po' più tardi, ma sempre a partire dalla matematica, giusto? Sì, in realtà il mio avvicinamento alla teoria dei giochi è dovuto a questo signore, a questo giovanotto seduto accanto a noi. E come diceva il professor Nash, Princeton e Matt sono i due cardini, sia nella sua carriera ma anche per quanto riguarda la mia. Ha conseguito il dottorato all'MIT. Io sono andato a Princeton e dopo il dottorato. E invece lui ha seguito il percorso inverso, prima a Princeton e poi all'MIT. Ma poi ci siamo incontrati. Ma lui era un po' più anziano e rispetto a questo umile servitore. E ci siamo conosciuti, e lui era un giovane, diciamo, insegnante all'MIT. Io ancora non avevo conseguito la laurea. È da lui che ho imparato la teoria dei giochi e stavo scrivendo una tesi sulla teoria dei nodi, che non è una branca della teoria dei giochi, però. È correlata in qualche modo. Quindi il nodo gordiano beh, quando ci si sposa si dice in inglese timed note, eh, quindi a nodarsi a vicenda. In pratica, comunque, io stavo scrivendo una tesi sulla teoria dei nodi e Nash invece ci ha parlato della teoria dei giochi. E ho pensato, sì, interessante, però non mi riguarda. In realtà come argomento, vista la mia tesi, dopo aver conseguito il dottorato all'MIT sono andato a lavorare a Princeton e eh, sono andato a lavorare in una branca di una facoltà di matematica dell'Università di Princeton. E lì dovevamo risolvere un problema specifico che riguardava la difesa di una città da un'aggressione. Un attacco da parte di uno stormo aereo e alcuni di questi aerei trasportavano armi nucleari, mentre gran parte di loro erano semplicemente degli specchietti per le allodole. In realtà non trasportavano materiali nucleari e ci è stato chiesto di analizzare quel problema per vedere come trovare una soluzione a una situazione di questo tipo. E poi mi ricordo quello che aveva scritto a quell'epoca il dottor Nash. E ho iniziato a pensare in termini di teoria dei giochi, quindi a partire da questo problema molto pratico, è lì che mi sono avvicinato alla teoria dei giochi. E poi una cosa segue l'altra e ci troviamo qui seduti insieme a parlare di questo. Come ci si sente avere uno studente che riceve il premio Nobel? È una cosa meravigliosa, indubbiamente, per tutti e due. A volte si impara dai colleghi. E se qualcuno impara da te su base informale, fa piacere. Fa piacere che poi il suo lavoro venga riconosciuto che abbia letto qualcosa che tu hai scritto e, e poi ricevere un riconoscimento di questo tipo. Però quello che mi ha detto mi ha fatto venire in mente la RENT Corporation e avevano questa teoria dei giochi durante la Guerra Fredda. Te l'hai lavorato per la RENT, vero? Per un po' di tempo? In tre stati diverse, credo con un intervallo di due anni gli uni dagli altri prima di andare all'MIT ho lavorato per la REND e che veniva gestito dai militari all'epoca, vero? Dall'aviazione, dall'aeronautica ed era finanziata dai militari Robert stava lavorando a delle cose simili stava svolgendo anche lui un lavoro simile all'epoca anche lei ha lavorato per la REND Devo fare una grande confessione a questo punto. Ci sono due grandi fallimenti nella mia vita. Il primo quando ho finito l'università. All All'università di New York eh, ho fatto domanda poi per entrare in diverse università per conseguire il dottorato. Quindi gli studi post laurea <ride> E sono stato accettato da tutti ad eccezione di una, che è quella di Princeton. Princeton mi ha respinto e poi, quando ho finito il dottorato, gli studi, dopo il dottorato a Princeton ho fatto una domanda per entrare in diverse grandi aziende, università e anche grandi aziende e per iniziare la mia carriera. Sono stato accettato da tutte, ad eccezione di una, la Rent Corporation. Alla Rent mi hanno respinto ancora una volta, però successivamente ho anche lavorato per loro come consulente. Eh, qualche volta ora eh, vorrei raccontarvi un aneddoto. Per quanto riguarda la Rent Corporation nell'estate del 1967, subito dopo la guerra dei sei giorni in Medio Oriente, due mesi dopo la guerra, sono giunto alla Rent Corporation e quella guerra è stata estremamente pesante e dall'esito anche incerto fino all'ultimo, se non fosse stato anche per la grazia di Dio. Se non fosse stato per la grazia di Dio, eh, non sarei qui tra voi. Ma questo vale sempre, direi, come principio, giusto? In particolare per questa situazione. In particolare, durante la guerra dei suoi giorni, lei faceva parte delle forze armate all'epoca? No, no. no. Se non fosse stato per il fatto che gli egiziani stupidamente hanno lasciato i loro aerei a terra all'inizio del conflitto, la loro aeronautica militare avrebbe preso il sopravvento e quindi la guerra avrebbe preso un altro esito. E inverosimilmente non mi vedreste qui adesso, ma hanno lasciato i loro aeromobili a terra. Abbiamo distrutto la loro intera aeronautica militare. Addirittura in un'ora dall'inizio del conflitto. È quello che ha determinato l'esito del conflitto, anche se sarebbe potuto andare diversamente. E quando sono giunto alla RAND Corporation, e vorrei aggiungere a questo punto eh, il periodo che ha portato alla guerra subito prima, c'è stata una tensione veramente terribile, ed ero molto preoccupato comunque. Comunque, quando sono giunto alla RAND Corporation in agosto. E i militari, i generali e le alte sfere che attraversano i corridoi della Rand Corporation hanno detto, ma noi non ci siamo mai preoccupati per te. E noi sapevamo che poi voi alla fine avreste vinto. Se io fossi stato seduto a Santa Monica e fosse stati voi a Gerusalemme, anch'io non mi sarei preoccupato per voi. <ride> Allora, perché non iniziamo a parlare di questa teoria dei giochi e di cui abbiamo fatto a cui abbiamo fatto riferimento più volte? Qual è la sua definizione della teoria dei giochi oggi? E qual è stata la definizione che ha dato quando ha insegnato i rudimenti della teoria dei giochi anche al professor Aumann? Io ho insegnato la teoria dei giochi solo più avanti all'MIT. Per qualche anno ho insegnato il calcolo integrale differenziale e c'era un libro di Louis Raifo. Mi piaceva perché di fatto c'era anche un riferimento, anche un mio contributo alla teoria dei giochi in questo libro. Quindi già nel 57 il suo contributo era stato sì. pubblicato, comunque era presente in delle pubblicazioni? Sì, era già stato metabolizzato. Ma comunque qual è la sua definizione per quanto riguarda la teoria dei giochi? Sono un po' reticente, veramente. La situazione cambia così rapidamente. E chiaramente le stesse parole di allora adesso avrebbero un significato diverso. Quindi è meglio non definirla, allora, la teoria dei giochi, forse? Ma anche dare una definizione breve è fuorviante. Ci sono vari esempi validi, no? Anche per quanto riguarda la matematica, è quello che fanno i matematici, quindi lei praticamente dice che la teoria dei giochi è quello che si occupano Beh, i teorici sì. dei giochi, quello che fanno i matematici è matematica. Lei ha una definizione diversa o lei è d'accordo con il fatto che la teoria dei giochi può essere definita solamente dai teorici dei giochi? Ma io potrei dare una definizione, forse. Okay. Ma sono tentato di raccontare un aneddoto riguardo alla matematica prima, relativa alla definizione della matematica. E io qui cito Bed Prasson, che ha affermato che la matematica è un argomento comunque, una materia dove prima non sappiamo di che cosa stiamo parlando e b non sappiamo se quello che viene detto sia vero. E quello che intendeva in realtà era una battuta. Però noi non sappiamo quello di cui stiamo parlando perché poi, in fin dei conti, la matematica si basa sulla somatica e quindi inizia partendo proprio dai termini indefiniti e quindi non sappiamo veramente di che cosa stiamo parlando e B non sappiamo di cosa stiamo parlando. Anche questo è vero perché tutti i teoremi matematici sono sotto forma P implica Q. E se P è vero, allora anche Q è vero a quel punto. Ma non sapremo mai se P è vero e a questo punto non sapremo se Q è vero e quindi, e quindi e questa è la sua definizione della matematica. Forse ne potrei definire una migliore per quanto riguarda la teoria dei giochi. La teoria dei giochi è la scienza o la disciplina, anzi la scienza è meglio. Che tratta di diverse entità, di solito diverse persone che interagiscono vicendevolmente e che cercano di raggiungere obiettivi diversi, per esempio gli scacchi, dove il nero e il bianco interagiscono, il nero vuole vincere, chiaramente in contrasto con il volere del bianco che vuole vincere. Ma siccome non possono vincere tutti e due, e due perseguono obiettivi diversi. Nel caso degli scacchi, ma di solito non sono obiettivi divergenti, in gran parte dei giochi, però nei rapporti internazionali, quindi nei giochi più importanti, nella politica, nell'economia, tutti questi ambiti, persino la biologia, le entità coinvolte nella partita dei giochi, eh, non vogliono perseguire obiettivi opposti però diversi e questo deve essere tenuto in debita considerazione e quindi fare le mosse giuste, così che io definirei la teoria dei giochi. Boh, um, milioni, potrebbero essere una, uh, oppure anche meno di uno, una divisione quasi fino a zero. Quante entità? Due? Tre? Uh, milioni? milioni? ma per avere un gioco interessante dovremmo avere almeno due entità ma anche di più e anche in un continuum le entità che interagiscono l'uno con l'altra potrebbero essere un continuum come per esempio il continuum di macchine lungo una strada no? e in una rete stradale possiamo osservare ciascuna macchina individuale come se fosse un giocatore ma non è utile è più utile pensare ad un flusso più che a un altro, quindi pensiamo all'idrodinamica, non pensiamo agli atomi singoli dell'acqua, come interagiscono l'uno con l'altro. Si pensa al flusso dell'acqua. È utile pensare al traffico, quindi al flusso del traffico, proprio così come un flusso continuo. Quindi questo è tipico della meccanica classica o della meccanica in generale. Sì, l'idrodinamica certo abbiamo un monto finito, però di fatto abbiamo dei metodi in continuum che affrontano questa realtà finita. Hai mai lavorato con un numero infinito di giocatori? No, non ci ho lavorato, però è un concetto abbastanza antico. Già ai primi tempi che ero alla Roland le persone parlavano di giochi globali. Credo che il primo termine fu... Mille altri furono coinvolti nei giochi continui. Lei ha detto piuttosto, piuttosto antico? Ma chi ha introdotto questo termine? Chi è stato? Quale termine? No, Chaplin, Chaplin scrisse un saggio fondamentale sui giochi oceanici. Chaplin, Miller scrissero questo saggio e così ecco altri dei miei insegnanti, dei miei maestri. Il mio lavoro sui giochi con il continuum di giocatori è stato ispirato in larga misura proprio da quel saggio, da quei saggi. E, e lei, il, il suo teorema principale qual è stato? Lei ha detto che tutto si è svolto tanto tempo fa, ma il suo teorema risale a un'epoca antecedente. Beh sì... Il mio teorema è uscito tra il 49 e il 50. L'esistenza dell'equilibrio. Ma che cosa si sapeva prima su questo argomento? Beh sì, ci sono dei giochi a somma zero. Si parlava allora di giochi a somma zero. Non una cosa particolarmente ispirante. Bene illustrata, ma. al gioco del poker. Quindi, questo quel, riguarda il teorema di Neumann, giusto? Sì, lui ha dato risposta a una domanda trovata da. da Roba. La risposta è stata trovata in seguito da Von Neumann. Ma il contesto di equilibrio, il, il concetto di equilibrio che è forma in fondo il cuore, il nucleo della sua opera. Beh, un punto di equilibrio se uno lavora con strategia continua, e i giocatori, diciamo, la strategia pura dice: tre o più giocatori. Qualsiasi numero di giocatori, se ciascuno è in grado di trovare una strategia che ben si rapporta alla strategia degli altri, dei suoi antagonisti, sta facendo qualcosa che si rapporta direttamente, cioè che ciascun giocatore è ottimale rispetto a quanto sta facendo a uno dei suoi avversari. Allora. In un gioco con un numero infinito di strategie. Classica forma. Bisogna allora adottare una strategia mista. E una strategia mista è la probabilità che riguarda il numero finito di alternative. Il teorema, l'esistenza di un equilibrio di una strategia mista. Indipendentemente dal numero di persone, anche con un numero in infinito? Sì, ciascun giocatore di questo numero infinito ha un numero infinito di possibilità. Ma lei ha ci ha giocato una volta? Sì, è stato giocato una volta ma è equivalente a una sorta di, di fenomeno di azioni di massa e corrisponde a un comportamento medio. Se c'è una popolazione di giocatori, una popolazione di individui, ciascuno dei quali ha una sua posizione, quello che fanno forse si può descrivere in maniera statistica nel mercato. Quindi sarebbe il comportamento che una certa percentuale dei giocatori ha. Beh sì, viene descritto in termini di strategia mista. Una strategia mista si rapporta alla strategia pura che è disponibile. Sì, certo. Se si considerano tutte le possibilità complementari è molto difficile. Diciamo razionalizzarlo ed esporlo. Però ci sono buoni esempi. La borsa, per esempio. Il mercato borsistico è un ottimo esempio. Ci può essere un equilibrio. Cioè dove la gente compra e vende. E quindi c'è questa interazione in modalità di interazione sul mercato e che non sempre si vedono tutti i giocatori fare le loro mosse perché naturalmente non lo fanno in modo esplicito. Per esempio si avvalgono di broker o di altri strumenti. Se tu vinci qualcun altro sta perdendo. Ma il motivo per cui lo, glielo chiedevo è che naturalmente volevo venire, arrivare al suo contributo, professor Aumann. Che cosa mo, si modifica nel, nel gioco quando il gioco viene ripetuto infinite volte? Vorrei rispondere subito, ma prima vorrei tornare un attimo sulle strategie miste con un numero infinito di giocatori. C'è qualcosa di piuttosto interessante che è tipico del continuum dei giocatori ed è se abbiamo un continuum di giocatori, allora in condizioni deboli, non ti serve una strategia mista, puoi fare una strategia pura proprio per quello che diceva da poco anzi il professor Nash perché c'è questa azione di massa e quindi l'azione di massa significa propriamente un continuum di giocatori e si può esprimere questo effettivamente in modo preciso e allora in condizioni molto ampie si ha l'esistenza di un equilibrio in una strategia pura quando c'è un continuum di giocatori. C'è una traduzione da un gioco con un numero infinito di giocatori? Sì, sì, ci sono diversi tipi, come diceva adesso John Nash, anziché avere un numero infinito di giocatori di cui ciascuno fa una strategia mista, si può avere un numero infinito di blocchi di giocatori che giocano nella proporzione giusta con la tua strategia. Ma voglio tornare alla sua domanda riguardo ai giochi ripetuti. Un gioco ripetuto, in una situazione in cui ti prende lo stesso gioco, diciamo, non occorre che i giocatori siano due, possono essere... Qualsiasi numero, poniamo tanto per chiarirci le idee, due giocatori che stanno giocando allo stesso gioco ripetutamente, più volte, diciamo un gioco a settimana e la prossima settimana, un'altra volta si gioca e via così. Naturalmente ricordano quello che hanno fatto e cosa hanno fatto il loro avversario e cosa ha fatto il loro avversario la scorsa volta negli stati precedenti diciamo ora che cosa si verifica che si applica l'idea la scena del punto di equilibrio a tutta la ripetizione tutta quanta la ripetizione dei giochi si considera come un'unica partita e in questa maniera si ricavano dei punti interessanti questa teoria in se stessa è profondissima sul piano matematico, ma uno dei principi fondamentali eh, o principali di questa teoria è che è molto più facile ottenere una cooperazione fra i giocatori quando c'è una ripetizione del gioco piuttosto che nel caso e in cui si giochi una sola volta, molto più facile ottenere una cooperazione, insomma. Uno eh, non si aspetta una cooperazione a somma zero, naturalmente, non si può fare una cooperazione in un gioco a somma zero. Però in un gioco a somma zero, come diceva prima John Nash, il dilemma del prigioniero è famoso perché ha questo personaggio strambo, ha questa natura stramba, per cui i giocatori possono giocare cooperando e non tirano a fregare l'altro, se mi passate questo termine a costo che questo sia negativo per entrambi, ma quando ci si ripete il dilemma del prigioniero, un certo numero di volte, ecco, che si ottiene una cooperazione, cioè si verifica che non è detto che debbano per forza cooperare, ma possono cooperare e l'equilibrio che nasce comporta che la gente giochi con la strategia cooperativa ogni volta. No, no. Ecco, tutto il punto del dilemma del prigioniero lo diventa quando il gioco viene ripetuto. Allora sì che si crea l'equilibrio e il motivo è molto interessante. Il motivo cioè è questo. Penso che uno potrebbe persino estrarne la tesi di. Di natura filosofica. Il motivo per cui le persone collaborano fra di loro è un motivo non tanto bello, piuttosto disdicevole. Quindi vorrei che lo teneste segreto e non andaste a raccontarlo agli altri. È perché il potere di punizione. Sì, nel Dilemma, per esempio, se non cooperate con voi. Sì, è come sui giornali. Sul giornale c'era una notizia che, si, che trattative segrete si stavano svolgendo fra questo e quello e strano segreto. Dunque, il motivo è la minaccia della punizione. Nel dilemma del prigioniero, se io non collaboro con te, se tu non collabori con me, oggi io domani non collaborerò con te. Quindi, sul lungo periodo, è molto meglio che ciascuno di noi collabori con l'altro, altrimenti ci puniremo vicendevolmente. Ecco la cosa questa è la minaccia del castigo che impedisce che mantiene uh, fra di sé i rapporti uh, fa dei rapporti insomma mantiene rapporti sul lungo periodo in fondo non è bello questo è stato fatto in un'esperimentazione di Robert Axelrod e è stato fatto in un'esperimentazione ma ci sono persone che criticano questo esperimento per questo motivo ma penso che la linea inferiore è molto importante sì, pan per focaccia non è soltanto un'espressione popolare, un bel idioma popolare che descriva uno Stato, ma è stato condotto un esperimento in un ambiente apposito, quantunque sia stato un po' criticato questo esperimento per diverse ragioni, ma credo che la ragione fondamentale sia in realtà una ragione importante. A proposito di Pamper Focaccia, lo spiego, spiego cosa sta alludendo il professor Di Freddi. Se tu non collabori, io nel periodo successivo farò esattamente ciò che hai fatto tu. Questo periodo Pamper Focaccia, ecco quindi, fin tanto teniamo a collaborare fra noi, fin tanto che tu collabori con me. E io continuo a collaborare con te. Ma nel momento in cui tu cerchi di prenderti qualche vantaggio a mie spese, in qualsiasi stadio, io farò lo stesso a te. Nello stadio successivo, pamper focaccia, come dice l'espressione comune colloquiale. Circa 20 anni fa mi sono recato in Germania a una conferenza, una conferenza sulle applicazioni biologiche della teoria dei giochi. Viene fuori che questa teoria ha svolto un ruolo enorme nella biologia dell'evoluzione e lì è stata presentata una comunicazione. Che parlava del comportamento molto simile che vediamo nel Dilemma del prigioniero. Ed è un gioco che si chiama la grande tetta, perché, siccome in inglese pan per focaccia si dice tit for touch, la tetta in inglese tit, quindi il the great tit, gran pan per focaccia. I think other people also knew about it. You know, it was a big mistake not to publish it because um, it, the idea is so simple that I thought, oh, this is too trivial to publish. Yes, I mean, uh, but actually it's a very important idea and I think some of the most important Beh, Qualcun altro l'ha pubblicata, io ne ero a conoscenza ma credo che lo sapessero, anche le altre persone. È stato un grande errore non pubblicarla da parte mia. Perché l'idea è talmente... Perché ci sta dietro talmente semplice, mi sono addirittura detto, ma a che serve pubblicarla invece? Invece, è un'idea importante. Penso che alcune delle idee più importanti della matematica, nel senso generale, sono ciò che alcuni matematici chiamano banali. Definiscono banale, ad esempio, in una conferenza o in un congresso, una festa, un festival della matematica, che penso che sia una cosa meravigliosa, eh, stupefacente, devo dirlo. Vedere tante persone in questa grande sala piena di gente che stanno a sentire due matematici che parlano di matematica, una disciplina. Se la scienza e l'economia è triste, la matematica dovrebbe essere la scienza triste al quadrato. Eh, mentre invece la teoria dei giochi è pura pop art. È meraviglioso. Eh, soltanto in Italia può succedere una cosa del genere. Un esempio di qualcosa che matematici oggi è diagonale. Quindi un esempio di una cosa che per lo più i matematici considerano banale è il metodo diagonale di Cantu, che dimostra che i numeri reali non sono denumerabili. I numeri reali non, non sono denumerabili e questa in realtà è un'idea, è l'idea molto bella, ma molto semplice in verità. E anzi, già a quel tempo fui aggredito, attaccato con la critica che non era matematica in un certo senso. Buona parte dei matematici dicono che si tratta di un'osservazione banale. In realtà è profonda, custodisce la base, il fondamento di molta matematica moderna, come il teorema di Gödel, cose del genere, un esempio di qualcosa che è semplice ma allo stesso tempo profondo. Io però non mi sono reso conto della profondità della teoria fino a un certo punto. La teoria di Focal o di Focol dice che in un gioco ripetuto si può ottenere raggiungere un equilibrio di Nash e che in ogni guadagno che è fattibile, realizzabile per il giocatore, mescolando le strategie, in un game you can get in equilibrium in a Nash equilibrium any payoff which is feasible in other words it's possible for the players to get it in a by mixing uh, strategies or mixing outcomes in a one shot game and individually rational biscolando uh, no gli esiti ed individualmente razionale Now il che è individualmente che nessun giocatore può garantire una vincita per se stesso. Forse a sentirlo dire non è tanto semplice, ma se uno ci pensa, eh, credetemi, l'idea che ci sta alla base, che ci sta dietro, è molto semplice. Come dicevo prima qualsiasi esito come questo può essere provocato o prodotto dalla minaccia del castigo e della punizione ed è proprio l'espressione precisa di cui parlavo prima cioè che la ripetizione rende possibile e incoraggia la cooperazione sì, della minaccia del castigo, della punizione sì, ma è ciò che crea l'equilibrio. È in realtà questa minaccia incombente di una punizione di qualche sorta. Nel Talmud c'è un detto: prega per il benessere del governo perché senza di esso l'uomo ingoierebbe l'uomo vivo, sano. E questo è l'equilibrio, il governo che impone dei castighi, delle punizioni, delle sanzioni. Se tu, per esempio, mi ingoi, verrai sanzionato, sarai punito. E allora questa minaccia della punizione del governo è quello che fa sì che tu continui a trattarmi amichevolmente. Allora qui c'è un punto interessante e che credo fra l'altro c'entri con la questione della razionalità di cui accennavo. Ma ci torneremo sopra anche più avanti. Gli equilibri e il comportamento razionale nei giochi non sono necessari e consapevoli e consci. È qualcosa che si può apprendere può essere qualcosa determinato geneticamente. C'è uno stretto rapporto tra biologia evoluzionistica e la teoria dei giochi. Già l'ho letto prima, quindi a volte un equilibrio strategico addirittura ce lo troviamo dentro nel nostro gene. Che si verifichi quella collaborazione, quella cooperazione, non è dovuta dal fatto che io sia, per esempio, motivato consapevolmente, conscio che so io di punirti o non, punirti se tu ti comporti male, non è neanche che io sia carino perché in tempo la tua punizione. Ma perché questo tipo di comportamento cooperativo che è sostenuto dalla minaccia della punizione è diventato parte interiore, l'abbiamo interiorizzato, è diventato parte della nostra cultura, parte del nostro corretto genetico, del nostro genoma, di ciò che apprendiamo e, e questo è perché è un equilibrio. Diviene un a priori, per così dire, nell'individuo, quantomeno. Bene, l'individuo apprende, anzi, si comporta in questa data maniera a causa dei suoi geni. Ma se non fosse l'equilibrio, non sarebbe stabile, vuol dire che eh, ci sarebbe una mutazione. Qualcuno può dire: Ho imparato questa cosa, ma forse non è tanto una buona idea. Forse potrebbe essere una mutazione biologica genetica oppure quello che Dawkins definisce mutazione mimetica. In realtà il mondo in cui lo facciamo non comporta queste cose perché l'equilibrio c'è e queste mutazioni verrebbero meno che ciò che tiene questo equilibrio è la minaccia della punizione ma che non occorre viene proferita in modo esplicitamente e non dobbiamo nemmeno pensare a questi termini di minaccia di essere puniti noi pensiamo nella maniera in cui che i nostri geni ci dettano ma per tenere il sistema insieme c'è il teorema di Nash è società è che sì, certamente è vero che in tutto il mondo il concetto di giustizia per un uomo che ha ucciso un uomo è diverso che per un uomo che ha ucciso un cane, che si tratti del suo cane o di qualche altro cane che gli hanno regalato o di un cane randaggio. Io penso che in India uno può farla anche franca, dopo aver ucciso una vacca, senz'altro meglio di aver ucciso un bramino. Sì, sono d'accordo. Io uso i giochi ripetuti nella ricerca che sto svolgendo attualmente. Ma sono in corso in alcune difficoltà perché sto cercando di studiare la cooperazione fra tre giocatori. E c'è una certa analogia con la collaborazione fra due modelli. Si potrebbe ricavare un modello cercando di ridurre al comportamento invece non cooperativo differenza tra due players e molti players. Uh, in tutti i casi. Sembra che più difficili, ma perché esattamente? Questo mi rammenta qualcosa che ho già sentito yeah. dire durante questo festival. formula per la Qualcuno mi ha presentato su uno schermo la formula della radice cubica e c'è anche una formula quadratica che è stata descritta all'epoca del Rinascimento. Credo sia stato Ferù. <fair> Poi c'è Ferrari che ci è riuscito, ma alla fine non c'è nulla di analogo. Che cosa c'è di così speciale nel numero 3 di giocatori? Perché se passi da 2 a 3 in molte situazioni si creano problemi, per esempio nel paradosso di Arrow, di cui si è parlato all'inizio del festival, il suo teorema in un certo senso generalizza il teorema di Arrow ed è interessante perché ci sono due candidati o due opzioni e qui ci...

Certainly not. Actually, von Neumann in 1928, actually it's an inconsistency with the book later on, but he seemed to think that he had solved three-person games and maybe four-person games, but not beyond that. Not beyond, uh-huh. But then when Theory of Games and Economic Behavior comes out, this is gone. <laughs> but then there's a different theory. Posso suggerire una diversa differenza, una differenza fondamentale fra due giocatori e un numero maggiore che è molto rilevante? Un gioco a due persone, si può avere un gioco a due persone a somma zero quando queste persone sono direttamente contrapposte. Però questo è impossibile con più di due persone. Se il gioco coinvolge almeno tre persone, non si può avere una situazione in cui tutti e tre gli interessi dei giocatori sono opposti diametralmente, come è ovvio, come può essere ovvio. Pensarlo in termini geometrici, cioè se pensate a due ponti che sono distanziati da 180 gradi in due direzioni opposte, così come sto mostrando, si può avere tre direzioni che siano tutti e tre direttamente opposte l'una all'altra. Ma devi venire alla mostra di Escher, professor Oman. You should come to see the exhibition. Then, the... eh, sì, eh sì, Escher ci sarebbe riuscito. Anzi, ho già detto all'inizio, ho già menzionato gli scacchi e il poker. Ma di questi giochi, per esempio, c'è una partita a poker semplice: fra due persone. Ma tra due persone non è molto interessante il poker di solito. È meglio in più persone, ma è impossibile avere interessi opposti. Non tutti i giocatori possono avere interessi opposti. E poi è impossibile avere interessi Non tutti i giocatori possono avere interessi esattamente. Precisamente. 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 Un giorno mi sono occupato di un'analisi di un semplice poker a tre, tanto tempo fa, negli anni 50. Credo che con due giocatori sia possibile avere due persone che sono veramente contrapposte. E poi c'è un'altra cosa nell'altra direzione, e cioè che puoi avere con due persone... Una piena collaborazione senza alcuna possibilità di sottocoalizioni che tramino l'uno contro l'altra. Forse per questo che i matrimoni, non soltanto i matrimoni, ma anche altri tipi di rapporti umani, sono fra due persone. Well, non sempre. Hmm? Ma in quel caso sorgono no, dei problemi, no, giusto? Then a problem. yes, uh, no, ma non intendo situazioni irregolari, ma per esempio, ci sono luoghi dove c'è poligamia, per esempio. Allora c'è un problema. già, infatti è un problema, c'è un problema, giusto? Sa, c'è in ebraico una parola che disegna la comoglie E la comoglie, questo termine equivale a dire il mio dolore, la mia pena Insomma, poniamo che un uomo abbia due mogli, Giacobbe che ne ha avute quattro Ebbene, ciascuna delle mogli chiama le altre mogli i miei dolori, le mie spine nel fianco ed è proprio il termine ufficiale, la parola che si usa in ebraico, la parola che si usa in ebraico, è proprio il senso della parola ebraica. Beh, è un gioco certo, non è un rapporto di collaborazione semplice, è questo che sto dicendo, non è una semplice impresa in cooperazione quando si è in tanti, ma quando si è in due sì. Quindi c'è la differenza fra due e maggiore di due. E viene illustrata in entrambe le estremità della gamma dello spettro: cioè, da una parte, competizione totale, gioco in somma zero, e dall'altra parte, totalmente comparativa o cooperativa. Noi abbiamo parlato della teoria dei giochi classica, che è basata sulla pura razionalità, informazioni perfette e così via. Ovviamente questi concetti questi assunti sono stati criticati e tantissimo lavoro si occupa proprio di altri approcci. Possiamo fare qualche commento riguardo a questi approcci per estendere un po' il quadro? Per esempio. Completo rispetto a incomplete, formazioni complete rispetto a formazioni incomplete. In realtà questo problema era emerso quando stavo già studiando i giochi a tre persone. Sul principio della classificazione dell'informazione. Perché un giocatore non può essere a conoscenza della mano dell'altro giocatore. Pensiamo al gioco del poker a tre, per esempio. Il giocatore conosce solo la propria mano, le carte che ha in mano. E quindi c'è una semplificazione nella strategia. E la semplificazione è possibile se i giocatori hanno un ricordo completo delle informazioni in modo decrescente riguardo alla propria. C'è un termine che non riesco a ricordare, coniato da Harold Kuhn, che era un collega di Princeton all'epoca in cui lavoravo lì che ha analizzato l'aspetto della memorizzazione delle informazioni. E anche dei vincitori di premi Nobel. Proprio eh, Stigler, per esempio, ha svolto un lavoro in questo senso e ha ricevuto il premio Nobel. Lavorare con informazioni incomplete? Beh, sì. In realtà il pioniere delle informazioni incomplete è John Hassani, ah, che ha vinto con lei il premio Nobel, giusto? Sì, vorrei fare adesso una distinzione fra le informazioni imperfette di cui stava parlando John e in questo è il grande contributo di Harold Kuhn, che ha gettato le basi per la teoria dei giochi basata sulle informazioni imperfette. L'informazione imperfetta avviene quando non si conosce quello che stanno facendo gli altri giocatori, eh, quindi fanno una mossa e voi dovete fare la vostra mossa senza sapere quello che stanno facendo gli altri giocatori. Un esempio di un gioco che non è di questo tipo sono gli scacchi, perché è tutto visibile, tutto lì sulla scacchiera, è lì. Eh, poi c'è il Crickspiel, un altro gioco simile agli scacchi, dove i giocatori fanno le loro mosse, ma su due scacchiere diverse, e non vedono le mosse su entrambe le scacchiere, sia propria che dell'avversario, eh, ma ricevono indicazioni dall'arbitro, che è l'unico che può vedere entrambe le scacchiere. Da lì che è originata la teoria dei giochi, se non mi sbaglio, nel XIX secolo, Krishpil... Veniva giocato dagli ufficiali, giusto? Giusto, sì. Dell'esercito tedesco o prussiano, in realtà è così che si addestravano. Ah no, non lo, non lo sapevo, interessante. Vabbè, questo è un esempio di un gioco basato sull'informazione imperfetta. Cioè, tu non sai cosa stia facendo la controparte. Però c'è un'incompletezza fondamentale, così potremmo definirla. E quando non sapete quali siano i vantaggi per l'altra parte, non sappiamo quello che loro vogliono, che cosa stanno cercando, non sapete quale sia il loro fine nel gioco. Pensiamo al terrorismo internazionale, che cos'è che vogliono? Dovremmo capirlo, scoprirlo, prima di continuare in questa partita. Che cos'è che stanno cercando di ottenere? Eh, non solo non sappiamo in molti casi quali siano gli obiettivi dell'avversario, eh, molte volte non sappiamo neanche se loro eh, conoscono i nostri obiettivi, quindi c'è una grande confusione, una grande nebulosità. Per tanti anni è stato molto difficile analizzare l'USM. Eo Ford, il professore che ha menzionato anche Nash, ha scritto un libro importantissimo, pubblicato nel 1957, che ha esaminato questa questione. E alla fine è una questione irrisolta eh, che è stata risolta da John Sani in una trilogia molto importante di studi pubblicati nel 67, dieci anni dopo. L'Usmo Ford di fatto è riuscito a capire il bandolo, a raccogliere il bandolo della matassa e ha ricevuto il premio Nobel proprio per questo contributo nel 1994, al cinquantesimo anniversario della pubblicazione della teoria di Morgensen e von Neumann. Della teoria del comportamento economico. Il premio Nobel è stato consegnato ad Al Sani, Nash e Sofen. Al sami ha ricevuto il premio Nobel per quel contributo, non so perché lo hanno dato anche a Nash, e questo non è un problema. Quello che vorrei dire è stato integrato da Assani eh, nella teoria dei giochi, quindi non è un esempio di un'ipotesi che poi eh, non sia stata realizzata nella vita reale. È diventata una parte della teoria dei giochi standard razionale ormai da 40 anni a questa parte. Però lei ha parlato della vita reale, la vita vera. Recentemente un altro premio Nobel è stato assegnato a Candeman e a Smith per un'altra cosa, se non sbaglio, l'economia comportamentale. E lei è un critico di questo, giusto? Sì, Candeman e Smith. Molto interessante, perché questi due studiosi hanno ricevuto il premio Nobel, eh, lo hanno condiviso, quello che intendevo certo, ma per fare esattamente cose opposte, non perché hanno fatto la stessa cosa. Quello che ha caratterizzato l'opera di questi due studiosi, tutti e due, è che erano coinvolti in attività sperimentali, conducevano esperimenti. Smith conduceva più degli esperimenti pratici, mentre Candeman forse cose più teoriche, meno esperimenti concreti. Candeman è giunto alla conclusione che la teoria economica standard è sbagliata. Smith invece è giunto alla conclusione opposta, guarda caso. E quindi questi due studiosi hanno ricevuto insieme il premio Nobel non per le conclusioni a cui sono giunti, ma per la metodologia che hanno introdotto, introducendo quindi la sperimentazione in questo ambito. Prima di allora, prima che iniziassero la loro attività, eh, non prima che venisse assegnato il Nobel, in genere quando gli studiosi esaminavano il mondo reale, soprattutto in economia, guardavano i dati economici, non esperimenti concreti. Quindi sia Smith che Candeman hanno detto: Perché non ideiamo un esperimento? E non ho alcuna argomentazione per quanto riguarda Smith. Mi sono scontrato con Candeman, non con Smith. E secondo me ha ragione, in quanto le persone invariabilmente non si comportano nel modo giusto, tra virgolette, o razionale, per così dire, quando si trovano in un contesto economico di teoria dei giochi. Possono anche compiere azioni irrazionali, c'è cioè una irrazionalità sistematica come sostiene Kademan e anche il suo collaboratore, che è morto prima di poter ricevere il premio Nobel purtroppo, e sono loro che ci hanno segnalato questa possibilità. Poi abbiamo questa idea di razionalità pura di cui abbiamo parlato anche prima, e ancora una volta anche la razionalità delle regole. Questo avviene perché le persone non seguono coscientemente la soluzione ottimale in una specifica situazione, ma sviluppano delle regole, modalità di comportamento. E queste regole, in generale, sono ottimali. Queste regole, in generale, nella realtà, sono indirizzate verso un comportamento che è ottimale. Ma non sempre, di conseguenza, è un qualche cosa che è stato sviluppato perché di solito funziona. No, è istintivo. I vostri geni l'hanno sviluppata. L'avete appresa perché di solito funziona, ma non significa che funzioni sempre. Un esempio cristallino di questo è il gioco dell'ultimatum. Vorrei descrivere brevemente cos'è il gioco dell'ultimatum, che è stato realizzato da una squadra di quattro teorici dei giochi tedeschi. Il primo era Vernet, il più importante dei quali, circa 25-26 anni fa, agli inizi degli anni 80, del secolo scorso, quello che hanno fatto hanno offerto 100 marchi tedeschi, negli anni 80 il marco valeva più di quanto non valesse l'euro oggi, se non mi sbaglio. ultimatum, yeah. Let me describe what the ultimatum game is. This was performed by uh, a team of four German game theorists, the uh, chief one of which was Werner Goethe. And it was uh, back in uh, about 25-26 years ago, in the early 80s. Uh, no, non credi? Of the last Beh, l'inflazione, uh, uh, io parlo dell'inflazione. They offered a hundred Deutsche Marks. Penso che la Deutsche Mark nel 1980 sia più di oggi. 100 Deutsche Mark no, non penso. Cioè, l'influenza, stiamo parlando dell'influenza. Ah, vabbè, possiamo andare a controllare. Comunque, io mantengo il punto. No, we well, we can check our, we can check our facts about that i i i maintain my position until i'm proved wrong so we have two Nobel prize not, not uh, in agreement even comunque sono un sacco di soldi quindi 100 marchi tedeschi all'epoca per degli studenti forse non troppo abbienti erano un sacco di soldi e il modo con cui è stato condotto questo esperimento è così. Due studenti dovevano dividersi 100 marchi tedeschi in qualsiasi modo su cui potessero trovare un accordo, ma se non trovavano un accordo nessuno riceveva niente. E questi studenti non erano seduti faccia a faccia, non potevano vedersi, non si conoscevano. Sono entrati e sono usciti dall'edificio da uscite ed entrate diverse e non hanno mai scoperto chi fosse l'altro. Il modo con cui si è svolto il gioco è che c'era un offerente e una persona che reagiva a queste offerte e l'offerente avrebbe formulato un'offerta su come dividere questi 100 marchi e la persona che reagiva poteva dire sì o no su un computer. Basta! poteva solo dire sì o no e se diceva no nessuno riceveva niente e se diceva sì allora poi quello che veniva offerto dall'offerente veniva poi realizzato in pratica veniva poi dato sembra essere sensato un gioco di questo tipo da parte dell'offerente di offrire qualcosa chiaramente all'intervistato in questo caso un marco almeno almeno 10,5 Perché, poi potrebbe pensare che la persona dall'altra parte, che doveva accettare l'offerta, non avrebbe rinunciato a 10 marchi. Perché, se avesse detto di no, basta, nessuno dei due avrebbe guadagnato nulla. Nessuno dei due avrebbe guadagnato niente a quel punto. Ma alla fine non è andata così. I risultati sono stati ben diversi, i risultati sono stati i seguenti. Gran parte delle offerte erano di circa 65 marchi. Quelle che erano più basse, da 18 a 20, sono state rifiutate. Alcuni preferivano andarsene e non prendersi 20 marchi. Un povero studente rifiutava i 20 marchi, immaginate quanta birra vi potete scolare con 20 marchi all'epoca. Niente! Eh, rinunciava a questa possibilità e non ha alcun senso perché ha senso rifiutare un'offerta di questo tipo? Se voi siete faccia a faccia con l'altra persona e non volete accettare un'offerta di questo tipo, perché così eh, vi, vi fate la fama di essere degli abbocconi come si dice a Roma, eh, degli stolti. Dopo quel momento nessuno vi offrirebbe più nulla. Ma non è questa situazione. In questa situazione non c'è una reputazione. Non ti puoi fare la reputazione del pollo. Allora perché non prendersi i dieci marchi e andarseli a bere da qualche parte? Ma le persone non si sono comportate così, hanno rifiutato delle offerte anche superiori ai 20 marchi e l'altra parte lo sapeva, potevano sentire e tenere conto di questa situazione. Questo è quello che si sviluppa da questa parte, la regola che si sviluppa da parte dell'intervistato. Non ti permetto di fregarmi e non ti permetto di mettermi i piedi in testa. Questa è la regola che si sviluppa. Non sappiamo perché è stata effettivamente sviluppata, ma si è sviluppata e di solito è una buona regola. E quello che vorrei dire è che questo esempio del gioco dell'ultimatum è un esempio a favore della teoria di Kademan, perché dice che queste persone si stanno comportando in maniera razionale, non sono pazze. Però se si modifica leggermente e se si dice che le persone ottimizzano delle regole sulla base delle emozioni che vivono, non significhi che ottimizzano le azioni. No. Well, I, I... Ero un po' confuso riguardo ai 20 marchi tedeschi, sto ancora pensando al valore effettivo. Ma abbiamo accennato alla teoria, alle variazioni sul tema. E alla fine vorrei parlare di alcune delle applicazioni della teoria dei giochi. Abbiamo parlato dell'economia ovviamente, un po' di psicologia e prima lei ha accennato anche alle implicazioni biologiche, giusto, dal punto di vista dell'evoluzione. Recentemente mi è stato chiesto di parlare di un particolare aspetto da parte di un giornalista anche per quanto riguarda i circuiti informatici. E quindi l'implicazione della teoria dei giochi riguardo l'informatica. Sì, come nel traffico. Stesso discorso. Per vedere anche i sistemi di distribuzione. Sono stati svolti degli esperimenti per quanto riguarda il traffico. Il comportamento degli autisti, dei conducenti nel traffico. E quindi si può applicare la teoria dei giochi con implicazioni relative alle azioni di massa. Ma credo che l'applicazione più interessante potrebbe essere alla politica. Tra poco vi saranno le elezioni, qui in Italia, le elezioni politiche tra un mesetto, e ho osservato che nella sua intervista in questo libro. Lei parla dei governi di coalizione, per esempio, come un possibile esito della teoria dei giochi. Giusto, ci può dire qualcosa più a riguardo? Perché questo potrebbe essere di grande interesse per noi tra un mesetto? Assolutamente. La base per questo tipo di analisi è qualcosa che è stato sviluppato da Lord Chapley. Tra l'altro avrebbe dovuto ricevere moltissimi premi tanto tempo fa perché lui è il sommo sacerdote della teoria dei giochi e senz'altro merita molto più di quanto non meriti io umile servitore. Quindi un grande errore hanno fatto due anni fa a Stoccolma. Sì, eh, si sono proprio sbagliati, però io non mi sono appellato contro questa decisione, non ho fatto ricorso. Eravate due, potevate essere anche tre a ricevere questo premio, giusto? Certo. Però poteva essere anche uno. Poteva, poteva essere anche lui al posto del sottoscritto. Recentemente lo hanno ricevuto in tre. Sì, 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 quest'ultimo anno, giusto. Poi anche tu, Nash, lo hai spartito con altri due, giusto? Sì. Comunque, Cepley ha introdotto questa idea del valore. Cepley, nel gioco, il valore è spiegato molto bene, anche nel governo di coalizione. Quando vi sono delle elezioni e dopo le elezioni c'è un certo quadro, una situazione in Parlamento. Quindi se un partito ha la maggioranza in Parlamento, quel partito forma il governo, punto e basta. Potrebbe essere bello, ma non interessante, almeno per quel che ci interessa. E quando questo non avviene in quel tipo di situazione, anche se il partito di maggioranza anche se a solo mettiamo il 55% di maggioranza, in Parlamento ha un valore per CEPLI del 100%, perché ha tutto il potere. Adesso esaminiamo una situazione diversa in cui vi è un grande partito che ottiene un terzo dei voti in Parlamento e il resto si ripartisce tra diversi piccoli partiti. E quando questo grande partito ha un valore sproporzionato di potere sulla base del valore Ciapli, eh, perché in realtà ha metà del potere, con un terzo dei voti, è interessante eh, perché quando ci troviamo nella situazione come accadde in Italia in questo momento, non so poi quale sarà l'esito delle elezioni, ma ipotizziamo così per scherzare, che i due partiti più grandi otterranno tutti e due un terzo e che il resto venga suddiviso tra i partiti più piccoli. In questo caso mi rendo conto che ci sono tre partiti più piccoli in questa situazione. I partiti più grandi di fatto perdono potere, anche la loro rappresentanza in Parlamento quindi. Ma lei parla di una distribuzione proporzionale dei seggi, giusto? Perché il partito che poi ottiene la maggioranza relativa dei voti ottiene poi la maggioranza assoluta dei seggi in, in Parlamento, alla Camera. Quindi questo cambia la situazione. È, è differente. Prendiamo tre partiti. Un partito con un terzo, un altro partito con un terzo e tanti piccoli partiti, tanti. E allora i piccoli partiti guadagnano potere, hanno più potere rispetto alla loro rappresentanza e i partiti grandi invece perdono. Quindi i partiti grandi prima avevano un partito con un terzo che ottiene metà del potere. E qui abbiamo un partito con un terzo che ottiene solo un quarto del potere e i partiti piccoli guadagnano di conseguenza perché sono in grado di alimentare gli scontri tra i due grandi partiti. Quando poi facciamo i calcoli è quello che ne risulta alla fine in poche parole. Il valore di Cepli può essere utilizzato quindi per formulare una previsione nel modo in cui i governi di coalizione verranno formati, cioè quale coalizione si formerà. Dopo ovviamente conosciuti i risultati delle elezioni, allora possiamo formulare una previsione che a volte funziona, a volte no. Ma che in generale, secondo me, funziona abbastanza bene. Vorrei chiedervi a proposito di politica, perché nel. Nel, lei nel suo libro parla di Kissinger, che va a una riunione sulla teoria dei giochi alla fine degli anni 50, primi anni 60. Ma ha sorpreso un po', perché so che eh, non era questo il suo retroterra. Io credo che avesse un'educazione umanistica. No, I think he was a No, era un politologo, era docente di politologia, è andato a Washington alla metà degli anni Sessanta. Qualcuno gli chiese: eh, cos'è che lo ha indotto a lasciare Harvard? <ride> per andare in un postaccio schifoso come Washington e lui rispose non sopportavo la politica di Harvard eh, ecco Kissinger Kissinger veniva dalla scienza politica della politologia e di fatti ha fatto parte di un gruppo di persone in cui c'era anche Herman Kahn e lui e gli altri si sono occupati approfonditamente degli aspetti strategici degli aspetti strategici della guerra fredda. La questione del primo attacco particolare. Ci sono state delle cose veramente interessanti agli inizi degli anni 60. Eh, mi ricordo che c'è stata una specie di ondata di persone impazzite. La gente si costruiva dei bunker, fallout, uh, atomico. Guardate che la guerra fredda è stata qualcosa di veramente molto serio. Molti di voi seduti nel pubblico siete molto giovani, ma è stato un periodo dove succedevano cose molto gravi, specialmente nel 63. C'è stata la crisi missilistica di Cuba e là veramente penso ci sia stata la possibilità seria che il mondo finisse in ogni caso. E nei primi anni 60 c'è stata questa mania di ricostruirsi questi bunker antiatomici negli USA e i russi eh, lo presero come una mossa molto aggressiva. Ma uno si chiede come fa a vedere un poveraccio che si costruisce un bunker come uno che sta facendo una mossa aggressiva? Ma se ci pensi più approfonditamente, lo capisci subito. C'è una ragione perché uno si costruisce un bunker per rendersi meno vulnerabile ad un attacco da parte dei russi, giusto? E rendendoti meno vulnerabile, eh, cosa stai facendo? Rendi più probabile che anche tu stai per attaccare, stai attaccando i sovietici, perché hai meno paura del contrattacco. Ecco un piccolo esempio della teoria dei giochi. È questo tipo di ragionamento, proprio il tipo che ha alimentato il pensiero della teoria dei giochi in quel periodo e Kissinger è stato una di quelle persone che se ne sono interessate molto a fondo, quindi un politologo versato in una teoria dei giochi l'ha utilizzata in politica internazionale. Pensiamo ad una conferenza sui vantaggi della teoria dei giochi a cui ha partecipato Kuhn nell'ottobre del 61 a Princeton e lui c'è andato, è stato un teorico dei giochi a modo suo. Vedo che il tempo vola, quindi lascerò l'ultima parola, professor Nash, visto... Lei usa o ha mai usato la teoria dei giochi nella sua vita pratica per stabilire quale azione intraprendere? Sì, l'ho fatto. Mi sono occupato molto dei giochi cooperativi e lì uno può calcolare molto e se calcoli abbastanza allora non sei più molto cooperativo. Credo che sia molto pericoloso cercare di utilizzare questa teoria, per esempio quando uno tratta con una società di assicurazioni, ma vale altrettanto utilizzare la teoria delle probabilità. I cittadini non necessariamente devono essere come soldati, specialmente negli Stati Uniti dove l'esercito è soltanto su base volontaria, non c'è più la leva. Comunque i governi sono costretti ad utilizzare l'esercito. Va bene, sono arrivate le 5 e mezza, quindi ci attende l'ultima conferenza, quella di Freeman Dyson. Vorrei ringraziare voi.